Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale! Come avrete letto dal titolo, nel video di oggi andremo a realizzare un make-up con la Weirdo Palette di Jeffree Star Cosmetics. Questo è il color scheme della palette ed è una delle sue mini. Weirdo era la collezione che aveva lanciato ad Halloween 2021 e questa in realtà era l'unica palette, non c'era una palette principale e questa era piccolina, no, questa era l'unica della collezione. Ha tutti quanti matte tranne Razor Blade, questo shimmer argento, ma credo che oggi andremo a realizzare un make-up con i colorini più matte. Al massimo potremmo aggiungere qualche glitterino con un altro prodotto che ho portato, che non ho mai provato, l'ho appena preso, in realtà è uscito da un sacco, però mi sono decisa a prenderlo solamente adesso e sinceramente non vedo l'ora di provarlo. Mi sono avvicinata munita di specchio e ho applicato un primer occhi. Come primo colorino direi di applicare Only Child, questo violaceo che trovo veramente super bello, tra l'altro l'ho già scavato, non so se rende da lì. Lo vado ad applicare con un pennellino un po' misto tra sfumatura e lingua di gatto cicciottino. Ovviamente come al solito appena prelevato è già super pigmentato e lo vado ad applicare nella parte più centrale. Posso anche spostarmi più verso l'esterno, l'importante è non troppo verso l'interno perché lì voglio applicare un colore più chiaro. Cerco di restare un po' più sulla parte esterna, così più o meno. Vado ora con un altro pennellino abbastanza simile a quello che ho utilizzato prima e vado a prelevare sin qui, ovvero questo bellissimo rosso, che come vi dicevo poco fa lo vado ad applicare nella parte più interna. Questo non l'avevo mai utilizzato, però noto che ha una bella componente fucsia. In realtà non mi dispiace come cosa perché il make up di oggi ci sta anche meglio. Infatti vedete come si sono sfumati bene questi due colori, secondo me sta molto bene. L'unica cosa che sì, mi devo ricordare che se mi interessa un rosso super rosso di non venire in questa palette. Vado ora con un pennello da sfumatura pulito e vado a sfumare tutto quanto. E ora con un altro pennellino sempre abbastanza piccolo vado con Freak Show. Non è il nero della palette perché il nero è Weirdo. Freak Show è comunque molto scuro, però ha diciamo una componente un po' violacea. E vado a finire la forma. Sì, questo è decisamente un viola super super scuro. Ho cambiato pennellino con uno piatto angolato per andare a definire meglio la parte finale. Torno ora ad intensificare Only Child e sempre con lo stesso pennello col quale ho iniziato ad applicare Freak Show vado a riempire. Non entro troppo, mi fermo più o meno qui. Questo, come potete vedere, fa un po' di fallout. Io sono subito andata a rimuoverlo perché sapete che mi dà un sacco fastidio sempre e non riesco mai ad aspettare la fine del look per andare a rimuoverlo. Direi ora di affidarci alla nostra amatissima e super fidatissima Jumbo Pencil di NYX nella colorazione Milk per andare a creare una cat crease e vado a riempire quindi tutta la zona in cui non ho messo ombretti. Ok raga, questa è più o meno la situazione che dovremmo ottenere e vado ora con un pennellino piatto a lingua di gatto piccolino ad applicare Mohawk, questo rosa molto freddo, un po' pastelloso. L'avevo provato per sfumare, non è che si vedesse tanto su di me. Lo vado a picchiettare su tutta la parte bianca. Mi era esaurita la memoria del telefono, quindi sono dovuta andare a fare la solita storia dell'importazione tutte. E intanto ne ho approfittato per fare la stessa cosa che ho fatto su quest'occhio di qua. Questo è Mohawk applicato. Lo trovo veramente carino, è abbastanza freddino. Applicato così, sì, devo dire che comunque rende molto, come vi stavo dicendo poco fa. Quando l'avevo utilizzato da sfumatura non rendeva un granché. Come vi dicevo a inizio video, ho un altro prodottino che secondo me potrebbe starci bene anche per andare a dare un pochino di glitterini a questo look. E sto parlando della Shimmer Lights di Nabla. Vi avevo già spoilerato che non era assolutamente una nuova uscita, ma madonna raga, amo tantissimo questo pack com'è super holo. Wow, sembra tipo in 3D, mi piace tantissimo. E questo, voilà, è l'interno. Io l'ho trovata scontata a metà prezzo da Pinalli e quindi ne ho approfittato per prenderla. E andrei con lo stesso pennellino che ho utilizzato per applicare Mohawk a prelevare un pochino di Supermoon. Non ho intenzione di utilizzare basi per glitter perché appunto non voglio che sia un effetto tutto super glitterato, ultime parole famose. Vorrei un effetto un po' più di glitter sparso, però non è mai detto. Con me lo sapete che quando vedo i glitter applicati poi esco di testa ed è un attimo che la situazione degenera. Sono stata super brava, alla fine sono riuscita a non applicare glitter primer e la situa mi piace. Li ho applicati anche un po' col dito perché comunque col pennello insomma non è che si vedesse più di tanto. È abbastanza soft, si percepisce ma non troppo. Io ora vado a fare la base, magari finisco un attimo gli occhi e ci rivediamo tra pochissimo. Ed eccomi tornata a look terminato. Alla fine ho utilizzato la Glimmer Lights di Nabla anche come illuminante, che
teoria sarebbe appunto l'utilizzo per cui nasce. E sulle labbra la Melted Matte Drop Dead Red di Too Faced. Era da tantissimo che non la mettevo, però la trovo abbastanza simile ad Underdog degli Standard Paint. Devo dire che anche questo mi piace veramente tantissimo anche come formulazione. Sapete che amo le Melted Matte. Palettina, formulazione la solita di Jeffree Star. Sapete che mi piace tantissimo, quindi continuo a consigliarvela perché secondo me è veramente veramente valida. Non sto a dilungarmi troppo perché ve ne ho già parlato veramente in tantissimi video. Vi consiglio l'acquisto se vi piace il color scheme. A differenza in realtà di molte palettine da 9 cialde, con questa trovo che comunque si possono fare abbastanza look. Era ad esempio un look del genere, io non l'avevo mai fatto con questa. A livello di colori ve la consiglio se vi piacciono dei look dark, dei pop of color rossicci violacei. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Vi ricordo sempre di andare a dare un'occhiata giù nell'info box perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!